Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi giornata un po' così cupa, sta piovendo, una di quelle piogge transitorie qua negli States e io mi sto guardando la Formula 1, ma la gente la guarderà per pazzo, ma non importa. Eccoci qua pronti, oggi allenamento di petto, Formula 1, qua che devo stare attento che se no si perde il segnale, cose strane. Andiamo, c'è questo tempo un po' bruttino. Arrivati in palestra per un workout di petto, oggi chest day. Damiano sta già iniziando a caricare qua come un forsennato. Io sono più deluso come non mai della Formula 1. Basta, finito, non mi vedo più manco la Ferrari. Stiamo iniziando a fare schifo come al solito, quindi non è una cosa ammissibile questa, ma va bene. Vabbè, mi alleno, va che è meglio. Giornata in cui sono un po' off mentalmente, non so per quale motivo, probabilmente è sonno, la stanchezza di sera. Ieri sera sono andato a dormire abbastanza presto, tipo 2:30 presto, vabbè, vedete? Abbastanza tardi, alle 2:30. Alla fine sono arrivato anche relativamente presto, 8, 8:30, per vedere quello schifo di Formula 1. Vabbè, forse sto pensando al brunch, che è una cosa spettacolare che faremo oggi. Un brunch alternativo, perché non è il classico brunch americano, ma non voglio farvi spoiler. Ma la mia mente sta già pensando a quello, quindi vabbè, mi alleno e niente. Comunque qua hanno la cosa dell'acqua, come veri americani. Guardate. Sento tanto un liceale a scuola, ma proprio tanto. Allenamento finito, devo dire bene, abbiamo provato qualche macchinario leggermente differente rispetto a quelli italiani, nulla di trascendentale o di wow, però simpatici, hanno un ottimo focus, sicuramente meglio, fate conto che questa non è una palestra d'élite, è meglio di molte palestre italiane, soprattutto sia di commerciali ma anche di quelle classiche. Insomma, bene, adesso mi cambio, anzi cambiamoci. Andare a mangiare ed eccomi qua cambiato. Allora, abbiamo preso un Uber per poter andare perché è un po' lontano, sapete, io cammino sempre. Comunque, stamattina pioveva qui, adesso c'è il sole, si muore di caldo, il bello di Miami, le famose piogge torrenziali di Miami. Vabbè, sto aspettando l'Uber per andare perché è troppo lontano e sto morendo anche di fame, ragazzi. Sono le 12 e mezza e ho fame, non ho fatto colazione. Siamo arrivati, troviamo queste macchine, questo lusso sfrenatissimo. È un brunch all'italiana, cioè roba italiana, la pizza, la cosa. Volevo fare un brunch americano, poi mi sono ritrovato a fare un buffet italiano, cioè vabbè, non lo so, le polpette, la pizza, ma non lo so, vabbè, e niente, insomma, non è male perché c'è un sacco di roba buona, guardate qua. Però un po' meno americano perché i cornetti, cioè il pancake va bene, però vabbè, insomma. E poi ho preso un po' di carne americana, un buon cornetto, un pezzo di pizza, questo è maiale, insomma, non male. E poi volevo assaggiare un po' di dolcetti più o meno tipici e allora ho preso questa torta di cioccolato, questa torta al lime, un pezzettino di cheesecake, due torte di mele perché è una delle mie preferite, un brownie perché dici che fai, non lo provi, una crepe italiana che è francese e poi un po' di ananas, va benissimo, per sgrassare, per sgrassare ovviamente. Ma poi vado a prendermi la carne perché voglio un po' di carne. Allora, brunch finito, devo dire. Brunch, Italian brunch, chiamiamolo così, buono, buonissimo, super pieno di roba. Ci stava, sono un po' pieno, ma più che altro perché ho mangiato con un po' di ingordigia. No, in realtà non è che ho mangiato con ingordigia, semplicemente un po' più veloce del solito. Non so, però ho fatto rientrare tutto nei macros, non è un problema quello, proprio mangiare tanto, ho assaggiato un sacco di cose buone. Ci stava questo tipo di brunch. Ho evitato le cose più Italian style, tipo la lasagna, sì, l'ho assaggiata, un pezzettino piccolino. Ma ho preferito puntare più su cose un po' più tipiche americane. Dire che ci stava bene, ci sta, è un'esperienza fatta in questo locale, super figo, super. E niente, vabbè. Ma andiamo a casa perché sono veramente cotto. Caldo, ragazzi, non me ne reso conto, ma fa caldo. Penso
appena tornato, appena, mezz'ora fa sono tornato a casa, sono morto sul divano, relax un po' perché arrivi dal caldo aria condizionata, insomma mi sono un po' messo qua a riposare un attimo e adesso piscina, la cosa fighissima è che a casa mia c'è la piscina, abbiamo due in realtà di piscine, una a nord e una a sud e una con la jacuzzi, che l'ho fatta già vedere settimana l'altro giorno, insomma un po' di relax in piscina e via. Ero qua al computer, stavo facendo delle cose, stavo preparando il video. Guardate che bella la vista del mio complesso, con tutte le città, là le cose di Miami. Non lo so, I'm living my best life per 15 giorni, però va bene lo stesso. E niente ragazzi, dopo che ho lavorato un po' al computer con quella vista spettacolare, io penso che sia la cosa bellissima mettersi là a lavorare. Sono un po' ancora così dal pomeriggio, dal mare, dalla piscina, un po' stanchicello, ma stiamo andando a provare un posto che fa delle specie di carne argentina. Non ho ben capito che carne, che non avevo voglia di mangiare altre cose e non avevo nemmeno voglia di cucinarmi a casa. Quindi questo, adesso andiamo a provare questo posto e poi ve lo faccio vedere. Ed eccoci qua questa sera, dopo 3 ore che cercavamo il posto, un ristorante argentino di carne. Guardatelo, super mega top. Adesso andiamo. Ah, qui c'è anche il menù. Vabbè, me lo leggo e non si legge niente, poi ve lo dico. Abbiamo ordinato, è tipo un Old Wild West italiano questo, più o meno, cioè molto più o meno. È figo, vabbè, ti puoi vedere le partite, le cose, ci sta nulla di particolare, però una serata tranquilla va benissimo. Io ho ordinato una New York Steak, ho voglia di proteine, non mi dava altro, con le verdure grigliate, però devo dire che il posto è carino, cioè nel senso, sì, è una specie di fast food, però vedete, ci sono tutte le magliette dell'Argentina, c'è Di Maria, c'è Messi, insomma, stanno trasmettendo qualche partita che non so di chi, qualche campionato argentino forse, non lo so, insomma, vediamo. Ed ecco qua la carne appena arrivata, devo dire non male, con un'insalatina di accompagnamento. Molto molto clean questa sera. Allora, sto tornando a casa. Di sera Damiano è andato a prendersi la cena, con gli yogurt, queste cose qua, perché non gli servono, perché le proteine molto più alte rispetto a me. Io mentre sto tornando a casa stavo riflettendo. Vabbè, la cena è andata bene, ragazzi, nulla di particolare, non c'è nulla da dirvi. Però stavo riflettendo. Clima, mentalità, persone. Sì, è vero che io, come dire, in vacanza sto facendo, diciamo, una vita un po' non propriamente da americano, ma comunque cerco di fare una vita da americano, cioè nel senso non è che vado in giro per il museo, le cose, cioè nel senso alla fine mi alzo, vado in palestra, faccio le mie cose e via normale. Diciamo che questa prima settimana che ci sarà pure Damiano sarà un po' più particolare, ecco, con più attività, con più cose. Poi però l'ultima settimana invece alone e quindi questo mi permette un po' di essere veramente americano. Ho un po' di amici, sto facendo un po' di amicizie qua, conoscendo persone, vado in giro, conosco in palestra, via discorrendo e vivo. Ed è la mentalità diversa. C'è da stare la questione come pensano di vivere, fare, però boh, non lo so, è un clima diverso. Io queste vibes, infatti come si dice Miami vibes, non le vivo a Bari, non lo so perché. Vabbè, fatemi sapere voi cosa ne pensate. Torniamo a casa, che ho un po' da lavorare, un po' di cose. Sono sti video, li registro e non li pubblico mai.